Ed Anselan parla con difficoltà ma con sconfinato amore di Alexandra, Alex, Grace Halley, la donna amata e perduta a causa di un tumore. La 27enne che viveva a Londra ha scoperto di avere un tumore al collo dell'utero mentre partecipava al matrimonio di un amico lo scorso agosto. I due erano andati in Italia per il lieto evento quando una telefonata inaspettata da parte dei medici ha sconvolto il loro mondo. Solo 8 settimane dopo la diagnosi, nel mese di ottobre, Alex ha perso la sua lotta contro quel male. Aidan ricorda le visite all'ospedale dove Alex era stata ricoverata 5 settimane prima di morire. Il ragazzo si è ritrovato spesso seduto accanto a lei con la madre della fidanzata che vegliava notte e giorno sulla figlia malata. Dice di essere rimasto impressionato dalla forza e dal carattere mostrato da madre e figlia fino all'ultimo momento. Un giovedì ci hanno detto che aveva un cancro terminale, abbiamo avuto il tempo di salutarci, ci siamo seduti e abbiamo ascoltato la canzone che volevamo ballare al nostro matrimonio, dice Aidan. Era il suo ultimo desiderio e ho voluto realizzarlo. Pochi giorni dopo Aidan ha preso il Covid, non è più potuto entrare nell'ospedale dove era ricoverata la sua ragazza, hanno parlato molto tempo al telefono, isolati, prima che la morte ponesse tra loro una barriera insormontabile.